possiamo considerarlo uno degli artisti d'avanguardia dell'arte concettuale contemporanea. Luca Maria Patella si forma come artista negli anni 60, manifestando da subito interesse sia all'arte che alla scienza. Inizia come artista multimediale perché assieme alla grafica sviluppa tutto un lavoro sulla fotografia e sulla filmografia che all'epoca era veramente agli albori. L'artista torna a Firenze con una personale che invita il visitatore ad un percorso quasi iniziatico, strutturato sui due livelli dello spazio espositivo della Galleria Il Ponte. Questo desiderio di creare una continua ambiguità, una continua ambivalenza intorno a quello che è il messaggio della vita e quindi anche quello dell'arte, rappresenta una caratteristica specifica del lavoro di Patella. Non è mai un lavoro lineare ed a senso unico, ma apre nuovi scenari, come quello dei vasi fisionomici, nei lavori cosmologici dove è presente la figura della moglie ed in tutti i teatrini dove il soggetto è una figura dimezzata. In cui troviamo il gioco del non oso essere, essere non oso, la macchina ottica Cécile Pauncont e chiude la prima sala con Le vol en entier de Venus, dove le vol in francese è sia il volo e sia il furto. Abbiamo due tempietti antichi in cui la Venere è tagliata a metà, collocata su, ovviamente su due patelle, cioè su due conchiglie, la Venere botticelliana. Ogni sua opera è il completamento di un problema, è il risolvere un enigma che poi lui sviluppa attraverso il dialogo con lo spettatore. Al piano inferiore della galleria troviamo la proiezione di tre film, tra i quali SKMP2, dove l'artista costruisce le performance di Mattiacci, Cunellis e Pascali, mentre da un finestrino scopriamo un'installazione di dantesca memoria. La dimensione la ritroviamo interamente, le volontie, nella figura della Beatrice, che è appunto nella parte bassa dello spazio, dove appunto questa figura velata è la citazione di un verso della Vita Nova. Non oso, oso non essere è visibile alla Galleria Il Ponte di Firenze fino al prossimo 19 novembre.